visti più in Portogallo, tutte le dune. Oppure qua, per esempio, a Maiorca, Cala Mischina, dove sono stato, ho avuto la fortuna di andare, c'è questa grandissima baia, dove non si può camminare da una parte all'altra della baia, bisogna per forza fare una lunghissima passerella, che è lunga più di 1 km, che attraversa tutta la baia. E poi vedete, hanno fatto delle piantagioni di ammofila, che è la tipica pianta, diciamo, delle sabbie. Qua un piccolo cantiere che abbiamo fatto in Abruzzo, a Pineto, dove abbiamo, vedete, ricostruito una piccola duna, proprio per garantire un po' di difesa, garantirsi un po' di difesa dal mare. E questo è il gruppo, spesso noi facciamo come associazione dei piccoli, ecco, questo è un invito anche per voi, facciamo dei piccoli cantieri didattici, sia con più giovani o meno giovani, In primavera, dove fare, naturalmente qua ci siamo appoggiati al parco di Torre del Cerrano, che è un'area marina protetta, che ci ha fornito, insomma, un mezzo, un piccolo scavatore, poi, insomma, un po' di operai per aiutare gli studenti, che non tutti, insomma, hanno la manualità, no? Però molto lavoro, si può fare a mano, quindi si presta benissimo, senza rischi, senza pericolo. Sì, c'è un po' il problema dell'assicurazione, quello bisogna affrontarlo bene. Allora, ma si può organizzare. Ecco, con i ragazzi della scuola di Tarquinia, un po' più grande di noi, istituto tecnico, abbiamo fatto questa piccola opera di difesa. Ogni anno facciamo qualcosa. Opera di difesa perché in quel punto le saline di Tarquinia hanno un cordolo di sabbia molto sottile, molto ridotto. Se il mare riesce a superarlo, rovina completamente tutto l'ecosistema che c'è da dietro, no? Che sono le antiche saline che sono diventate delle zone umide, dove ci sono i fincotteri, tutta una serie di uccelli tipici, diciamo. E con i ragazzi, vedete, abbiamo usato dei pali in legno con l'aiuto della forestale, che lì ha una riserva, quindi ci vuole sempre l'appoggio di qualcuno. E vedete, con i ragazzi abbiamo fatto questa fila di pali in prima linea per assorbire l'impatto del primo moto ondoso, riempita con della ramaglia morta, in questo caso non vivo perché siamo troppo vicini al mare, pensare di rivegetare con qualcosa. E questo, che si possono anche realizzare dei pennelli, dei frangiflutti col legname, come fanno molto in Nord Europa. Che vantaggio hanno? Che vedete, poi dopo un po' si perdono, scompaiono, il legname si deteriora, però garantiscono il rapascimento, perché essendo permeabili, cioè non sono pali esattamente accostati uno all'altro, ma sono distanziati, allora il mare quando arriva non ha un impatto rigido, violento, no? Passa attraverso, in questo modo rallenta e deposita la sabbia. Quindi con il tempo, ecco, questo è il trucco un po' che in Italia ancora non si riesce ad applicare, si fanno moltissime opere rigide che però si prendono tutto l'impatto del moto ondoso e poi causano soprattutto effetti collaterali negativi a sovraflutto o sottoflutto, no? Invece con i pennelli. Ma questo è un argomento che ci porta molto lontano. Qui siamo in Germania, la parte nord, dove ci sono delle dune estesissime e dove hanno fatto in passato, come qui all'isola List, delle grandiose opere di rivegetazione proprio delle dune. Qui siamo più vicini al Circeo, la promozione del Circeo, vicino a Sabaudia, dove hanno fatto delle opere, vedete, in prima linea anche qua di difesa dal moto ondoso, sempre in legname, per difendere, vedete, il piede delle dune, che purtroppo in questa zona è molto spinta, c'è un'erosione ogni anno sempre più forte, è un grosso problema questo che si fa. Oppure, vedete qua, siamo in zona più calma, nella laguna marina di Rosei, in Sardegna, dove sono state fatte, vedete, delle parificate in legno. E poi vedete a piè d'opera queste piantine pronte nel vaso per essere alloggiate, vedete, nello spazio fra un tronco e l'altro. Qui
siamo in Spagna, vicino a Valencia, dove vedete ci sono delle zone umide, dove hanno ricostruito praticamente tutto il cordone di dune che purtroppo era scomparso. Perché? Perché facevano venire le macchine fin sotto riva, come spesso facciamo anche noi, cioè i parcheggi erano sotto riva, no? E quindi avevano spianato tutto. I parcheggi adesso li hanno tutti spostati indietro, cioè la gente deve camminare, cioè quello il concetto, insomma. E vedete, addirittura qua hanno creato dei frangimento fatti con le canne o con i rami secchi, e con delle forme anche un po' sinuose, in modo da dare un po' di naturalità in più, come se fosse più naturale. Qui siamo in America, a Long Island, dove hanno piantato 200.000 ammoniche a Long Island. Siamo su un altro pianeta, questo quindi, pensate quanto hanno speso per un intervento ambientale. Vabbè, siamo a Long Island, vicino a Venezia. Esatto. Comunque, anche noi, vicino a Venezia, sul litorale del Cavaldino, ormai quasi 20 anni fa, e hanno fatto queste opere di frangimento e di piantagione. E qua vedete l'insieme di sempre di cala meschida a monarca. Va bene, questo tanto per introdurre, no, vedete quindi quanti campi di applicazione. Per il mare, io volevo un attimo accennare, magari anche per i ragazzi, qualcosa sull'ecosistema. E poi affrontare, diciamo, le tecniche, no? Dunque, qua vedete una bella foto di banchette, no? Di accumuli di posidonie e foglie morte in Sardegna. Così dovrebbero presentarsi le spiagge, no? Le spiagge dovrebbero essere così, con questi cuscinetti, diciamo, di posidonie che si accumulano. E andando comunque al mare, facendo molta sintesi, una cosa che colpisce è la diversità biologica, cioè cosa dobbiamo difendere? La grande diversità biologica dell'oceano, del mare, rispetto alla terraferma. Anche se noi non la vediamo, questo è il problema del mare, che non si vede niente, no? Quello che succede sotto, anche i rifiuti, cose, non riusciamo a vederlo. E parliamo di 10 milioni di specie negli oceani, e che spesso poi sono specie endemiche, no? Cioè tipiche di quel posto. Qui vedete una sezione tipica, no? Di quello che può essere una spiaggia sommersa, no? Vedete, con le praterie, sea grass, le barre di sabbia più o meno approfondite, e poi l'eventuale reef, cioè la scogliera, e le dune. Questo è un sistema completo, integro. È lo schema di un... Noi spesso abbiamo mancanza di alcune parti di questa... Non abbiamo le dune, non abbiamo le praterie, spesso succede questo. Questa è un'altra sezione che fa vedere appunto la zona della Posidonia, che arriva fino a 40 metri di profondità, dai 10 ai 40, e poi c'è il coralligeno più profondo. Questo, vabbè, fa vedere un po' le aree marine in Italia, che però ancora, diciamo, non sono molte, soprattutto magari non sempre funzionano come dovrebbero. Un po' di foto, ad esempio, siamo a Ventotene, con i fondali. Qua siamo vicino a Roma, io la mia prima immersione l'ho fatta qua, alle secche di Torpaterno, mi sono stupito perché tutto intorno c'è sabbia e fango. Poi c'è questa specie di promontorio, a qualche miglia dalla spiaggia, qui siamo a sud di Ostia, no? Dove c'è, ho visto cervi, umbrelli, una cosa incredibile. Quindi ci sono, questo a 18-20 metri di profondità. Quindi, insomma, se uno mette, anche artificialmente, poi lo vediamo, se uno mette qualcosa di solido, di roccioso sul fondale, la vita, diciamo, marina subito esplode.
Nel Mediterraneo a sua volta ancora più di un percentuale, secondo me il Mediterraneo non è una grande percentuale rispetto a tutte le terre, a tutti gli oceani, però una grande biodiversità. Per esempio, il Mediterraneo è il 6-8% di tutte le acque del mare, no? Nel mondo, però ha un numero di specie che oscilla fra il 4-18%. Quindi il Mediterraneo è come tutta l'Italia in generale, che poi noi anche abbiamo molta biodiversità anche diciamo sulle terre emerse, abbiamo questa biodiversità che è dovuta anche, e faccio un brevissimo cenno magari ai ragazzi, alla complessa storia geologica del Mediterraneo, perché il Mediterraneo nelle ere geologiche non è sempre stato uguale come lo vediamo adesso, e vi faccio vedere in rapida successione come era 130 milioni di anni fa. Non c'era neanche un Mediterraneo, c'era un oceano ligure-piemontese, per esempio, quindi non era ancora formato, però che comunicava comunque con l'oceano. Poi piano piano, nel 55 milioni di anni fa, si comincia a formare la catena alpina e vedete che compare il Mediterraneo, quindi un oceano. Poi cosa succede? 23 milioni di anni fa, questo si ha una siccità tale per cui il Mediterraneo diventa molto piccolo come superficie e soprattutto si chiude lo stretto di Gibilterra. E dopodiché nel Messiniano, 7 milioni di anni fa, questo processo va ancora avanti, quindi si ha proprio un disseccamento, quindi si formano delle distese di sale e di terra. Dopodiché, 1 milione di anni fa, si riapre lo stretto di Gibilterra, c'è sempre un'espansione soprattutto dei fondali del terreno, c'è questa diciamo spinta di allargamento, e dove come sapete ci sono delle attività vulcaniche sui fondali, come sono Marsili, sono dei vulcani molto più alti dell'Etna, cioè noi abbiamo dei vulcani sommersi più alti dell'Etna nel centro del terreno. E vabbè, qua poi io lascerò a chi vuole le slide dove sono un po' di dati fisici sul Mediterraneo, con le profondità, ad esempio la massima sono 5.000 metri e la media sono 1.500 metri. E la piana più abissale, più profonda, è quella messinese, con 4.000 metri. Okay. E poi c'è tutto un bilancio, vedete, di acque dolci e acque salate che vengono per esempio dallo stretto di Gibilterra, che sono quantificate in chilometri cubi anno, che adesso non sto a dilungarmi. La Posidonia è una specie endemica del Mediterraneo e quindi è importante proteggerla secondo anche fra l'altro la Convenzione di Barcellona. È una pianta, come sapete, che viene dalla terra emersa e poi ritorna al mare, no? Anzi, ha fatto un processo di solito le piante vengono dal mare e rimangono sotto la terra, ma questa donna ha fatto anche il processo inverso, è ritornata diciamo al mare e fruttifica, quindi fa fiori e frutti come una pianta normale, infatti chiamata fanerogama. E questa è un po' la forma, vedete ci sono i rizoma, questo ingrossamento diciamo alla base dei ciuffi fogliari, vedete che sono ogni ciuffo su 6-8 foglie, nastriformi, come dei nastri, e poi ci sono le radichette. I rizomi possono essere, vedete, orizzontali o verticali, progiodi o ortopodi, che sono termini tecnici. Un accenno, ma proprio velocissimo, alla biodiversità genetica. Perché? Perché le praterie non sono tutte uguali, anche in Italia. Quindi hanno una diversità genetica dovuta al diverso adattamento che la prateria può avere in quel dato posto. Quindi nel corso di milioni di anni, perché le praterie sono antichissime, hanno sviluppato un patrimonio genetico diverso, differenziato. Quindi quando si va magari a intervenire su una prateria, viene usare del materiale geneticamente simile. Okay? A proposito della Posidonia oceanica, ce n'è in Australia perché
solo in Australia e solo in Mediterraneo, perché al tempo in cui c'era un unico, la Pangea, un unico continente, è rimasta un'isola lì e un'isola qui. Esatto. Però ormai siamo lontanissimi per milioni di anni. Se poi c'è un clima sulla costa ovest dell'Australia temperato, quindi invece dall'altra parte c'è la barriera corallina, no? Dalla parte opposta, est dell'Australia, c'è la barriera corallina, invece a ovest sono le condizioni simili alle nostre, perché esatto. È rimasta questa isola, esatto. E in solo due posti del mondo questa. Esatto, vedete qua in figura come sia piccola la porzione occupata dalla Posidonia rispetto a tutta la suddivisione in profondità del mare, vedete? Un altro problema, lo accenno solo, la tropicalizzazione del Mediterraneo, cioè le specie provenienti dal Mar Rosso e dall'Atlantico portano a un ingresso di specie che poi specie fanno concorrenza a quelle nostre, no? Soprattutto dal Mar Rosso. E questo porta a una sorta di inquinamento, diciamo, no? della fauna ittica. Poi c'è il discorso anche dell'acquacultura, che può portare delle specie tipiche di altri posti. Col protocollo di Kyoto sono state messe in atto delle misure proprio per contrastare questo problema. Qui vedete per esempio un pesce pappagallo nel Golfo di Napoli. Un altro termine un po' difficile sono le biocenosi, cioè gli ambienti di habitat tipici, diciamo, dei fondali, no? Infatti esistono delle carte delle biocenosi marine costiere. Per esempio, ve ne faccio vedere una qua nel Lazio meridionale, che sono vicino al Circeo, dove vedete in leggenda vari tipi di fondali e quindi di associazioni, dove in verde c'è la Posidonia, anche tra l'altro, qui c'è l'isola di Pozzo, eccetera. Ecco, questa è la distribuzione nel mondo, vedete in Australia, quindi c'è questa zona dove cresce la Posidonia, questa è più generale, non riguarda la Posidonia, ma il fanerogame, la famiglia molto più allargata. Esatto, questa è la tipica immagine, diciamo, di foglia. I rizomi che ho parlato, il raggioso di ortologi, che consentono alla pianta di colonizzare sia in orizzontale che in verticale, perché spesso le praterie sono soggette a insabbiamento. Allora, per superare questo handicap si sviluppano anche in altezza, un po' come le piante psammofile, cioè le piante che vivono sulle dune, anche queste hanno questa proprietà di riuscire a superare l'insabbiamento. Infatti è una difesa anche delle coste, praticamente, in Polonia, perché radicando la sabbia anche contro le mareggiate. Esatto, qua vedete, si vede come vedete questa fitta rete di rizomi, praticamente può arrivare anche a metri, ci sono mi sembra all'isola di Pianosa, ci sono degli spessori, a Pianosa c'è la prateria più estesa di tutta Italia. E lì c'è anche delle espressioni di diversi metri, che sono antichissime quelle praterie. Per quello che se le dominiamo hanno un ritmo di crescita poi molto lento. Quindi andare a rimpiantare una prateria non è un'operazione tanto semplice, tanto. Quindi conviene cercare di proteggere innanzitutto quello che abbiamo a casa. Per questo è così importante difenderla e cercare di non distruggerla con le ancore. Per questo, diciamo, alcune zone sono state chiuse all'ancoraggio, per questa ragione. Probabilmente sarebbe meglio mettere degli ancoraggi fissi, così le barche possono andarci lo stesso, esatto, senza danneggiare la costa. Come già succede, aree marine. Dobbiamo spingere le aree marine a creare queste boe
diciamo, almeno con le protette. Di protezione alla Posidonia, ma che ci permette anche di poter usufruire noi uomini. Teniamo conto che tutta la penisola sorrentina è un sito SIC, tutti fondati. Sì. Ma tutti, cioè, sia da una parte che da costiera amalfitana, tutti sito SIC. Capri pure. Sì. Però a me non l'ho mai vista a capri del coraggio. No, vabbè, capri no, però la baia di Erato sembrerebbe. Oppure la baia Sorrento, tutte le navi da crescere che arrivano. Basta fare tre boi là in mezzo e far fermare le navi. In maniera tale, perché non lo so, forse io bestemmio nel dire queste cose, ma diciamo che secondo me le osi devono essere anche usufruibili dall'uomo, altrimenti che senso hanno? Così, questa è un'opinione mia personale, quindi non c'entra mare vivo. Turismo sostenibile, no? Sì, appunto. Turismo. Qui un altro problema, dovuto all'inquinamento, soprattutto dagli nitriti e nitrati, è l'eccessiva proliferazione degli epifiti, cioè quelle piccole alghe che crescono sulle foglie. Perché se ne crescono troppe in acque appunto inquinate, soffocano la pianta che non riesce più a fare la fotosintesi, no? Perché non è semplice è più scambio con la luce, perché queste alghe coprono tutta la foglia, non c'è più quello scambio, insomma. È un altro problema. Io vado un po' veloce, qua per esempio queste l'ho fotografate in Calabria, sono le infiorescenze, sono i fiori. In Italia è più raro, in Grecia è più diffuso e dipende anche dalla temperatura che dell'acqua. A parte che ormai la temperatura sta salendo sempre di più, la riproduzione appunto della Posidonia può avvenire o per semi, appunto le famose olive di mare, sono come delle olive, e so cosa si fa, di solito si mette in acquario e per un anno si tengono in cottura, no? E dopodiché nasce la piantina e poi eventualmente si porta via. Oppure la cosa più, diciamo, più facile è quella di prelevare un ciclo da una batteria esistente e trapiantarlo. Naturalmente poi però il prelievo ha fatto molto criterio, perché sennò poi si rischia di distruggere. No? Bisogna saperlo fare. Il posto da dove si preleva, esatto. Questo è il frutto ancora, queste le olive.